Non ce l'hanno fatta e ovviamente nei loro visi c'è tutta la delusione per questa grande occasione sprecata. Eh sì, Pierluigi, perdere in finale è la cosa peggiore che possa capitare. È la festa che sta per essere ormai compiuta, completa, con la Supercoppa italiana che sta per essere alzata al cielo, Stefano. Sono andati al di là di ogni difficoltà, sono riusciti a sormontare ogni pericolo, ogni dubbio, ma alla fine il dubbio è stato dimenticato ed è arrivata la certezza della vittoria finale, Pier. Un trofeo che diventa sempre più importante, sempre più tradizionale di anno in anno e che conferma la loro forza. Questa Supercoppa che sta per essere alzata nel cielo e che racconta il trionfo, i sacrifici di questa squadra e ovviamente apre le danze e apre i festeggiamenti per tutti i tifosi. Sono loro i campioni di questa Supercoppa italiana. Ci sono i flash dei fotografi e beh, insomma, questo è il momento della festa più stranata, eh? Meravigliosa, anch'io se ricordo, e la faccio che anch'io. Mi vale sugli almanacchi. Fammela fare perché è una sensazione meravigliosa, un'atmosfera indescrivibile. Quella che rimane sugli almanacchi e che riempie ovviamente le prime pagine dei giornali, la loro festa. Chiude bene il triangolo. Possono passare in vantaggio. Ha colpito malissimo. Doveva concludere meglio, avrebbe dato il vantaggio alla sua squadra. No. Attenzione, pallone interessante di Dybala. Una grandissima parata questa. Cassette sopra la traversa. È colpo di testa, grande occasione questa. Danilo salta l'uomo, occhio può crossare. Rabiot poteva fare meglio qui, vero Stefano? Beh, non ci ha fatto un figurone questo sì, girata di testa che merita. Buona qui la lettura del difensore. Sale la casetta. CR7. 1-0 dunque, raccolgono i frutti di un'ottima prestazione fin qui. Stavano facendo un po' quello che volevano, troppo passivo. L'atteggiamento della squadra avversaria, vantaggio direi più che meritato. Gran palla lunga di Cristiano Ronaldo. Può mettere da lì. Intervento provvidenziale, vantaggio che comincia a farsi importante, due gol da recuperare, una per gli avversari, è ancora presto però per cantare vittoria. Si fa dura per loro, anche perché oltre a tentare di segnare devono fare attenzione a non subirne altri, impresa. No! Palacios, suggerimento interessante, può colpire da lì. C'era solo la forza in questo tiro, pallone che è uscito anche se non di molto. Non era male come tentativo anche... Paolo Dybala, Cristiano, Rabiot, che gol! Splendida rete! Non ha dubbi qui l'assistente, fuori gioco.